Voto 4, relazione Casa dell'Acqua, approvazione convenzione consorzio del gruppo Basso Veronese, prego delegato Pasquali. Sì, come si diceva, su delega dei comuni il consorzio istituisce un bando, una gara per la costruzione di case dell'acqua nei vari paesi consorziati. E si tratta a voi un bel lo so, sì. Si tratta della costruzione di questi erogatori dell'acqua che verranno costruiti sul territorio dando da parte del comune un piccolo attrezzamento di terreno dove verrà appunto fatta la base e dove vengono costruite le casette qua all'interno degli erogatori. Questi erogatori saranno costruiti soprattutto per filtrare e purificare e rendere l'acqua, soprattutto nel nostro paese, anche negli altri paesi dove l'acqua c'è la nostra buona, per renderla chimicamente apprezzabile. Magari anche ci saranno degli appositi erogatori che la faranno gasata e anche raffreddata per chi vuole, una cosa fantastica. E questo è un po' quello che si intenderebbe fare e comune in ogni l'intenzione di andare ad approvare. È una cosa che all'amministrazione non viene a costare dei soldi, non viene a costare perché appunto, come si diceva, sarà il costruttore che sarà, ci saranno delle schede magnetiche dove l'acqua avrà un certo costo, insomma, che l'utente andrà a scaricare. Il costo non dovrà superare i 10 centesimi al litro, però adesso non è in fase di approvazione, credo. C'è nella delibera c'è il costo massimo di 10 centesimi che dovrà essere superato. Ma ti preciso, perché ci sono dei costi differenziati. Ci sarà un costo per l'acqua solamente, diciamo, a temperatura normale e non gasata, e un costo un po' più alto per l'acqua gasata e raffreddata. Logicamente ci sono dei macchinari, ci sono dei frigo che raffreddano, quindi magari si ritiene opportuno fare lo sfero un po' più della semplice acqua a temperatura normale. Poi, che dire, niente, questo potrà permettere anche al comune di avere meno plastica, meno bottiglie nel territorio, magari guadagnare qualcosa con la raccolta differenziata. Si diceva prima, siamo solo a 64-96, credo che Mirko arriveremo abbondantemente a superare 65 come prescritto, credo, un fisico. Per questo abbiamo fatto, fai per me. No, l'abbiamo fatto, certo. Sai che abbiamo girato per tutti i paesi e tutte le frazioni anche. Ci siamo, sì, sì, ho visto che avete fatto gli incontri, no? Qualcosa, sì. Secondo me è tenuto a fare in testa tutto, eh? Sì, sì. No, perfetto. Però l'abbiamo fatto. Sì, non è una regalia di Esacom, l'ho fatto perché è statuto che lo sì, è statuto, però è statuto di Esacom, ma è venuto fuori proprio adesso nel 2012, l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto nel 2001. Bravo. Magari qualche volta. Bravo, assolutamente sta bravo. Sì. Poi, sai, si diceva, ci sarà appunto questo risparmio energetico da parte di tutti gli utenti, quindi crediamo che sia opportuno installare questi casettini, questi erogatori. Ecco, magari si può anche pensare che l'acqua è pubblica, quindi potrebbe avere anche un costo inferiore a quello che si dice, però noi non andremo come utenti a pagare l'acqua, andremo a pagare la lavorazione dell'acqua. Andremo a pagare il fatto di togliere l'arsenico, di togliere la manganese, di togliere il ferro, di togliere l'ammoniaca, tutti i, diciamo, i componenti chimici che sono in eccesso oppure sono, come sappiamo, fuori dalle nostre standard qualitative. E questo ha logicamente un costo, è come, non so, andare a finanziare un terreno per conto terzi. Mi attacco al pozzo, non pago, non capito, devo pagare il trattore o
bisogna che ci sia. Io è urgente. È urgente. Sì, però casa è una sì. Secondo me è casa, lo ho detto per quello, casa perché l'acqua è un settore non la paga, la paga la macchina che attinge l'acqua, perché c'è un consumo, c'è un lavoro, la lavorazione dell'acqua, per forza c'è il problema. Questa era la nostra proposta. Ci sono magari delle domande. Che massima la domanda? Prego. Allora, faccio solo una domanda, dopo che mi servirà di fare proprio lo tecnico, dalla spiegazione che hai detto tu. Parlavo di risparmio energetico, sentivo adesso. Quale risparmio energetico ci sarà se effettivamente c'è un consumo per generare l'acqua? Ci sarà un risparmio energetico nell'uso della costruzione delle bottiglie. Nel risparmio energetico perché produrremo meno CO2. Producendo meno CO2, producendo meno bottiglie, effettivamente c'è un risparmio energetico. Che adesso è. Se logicamente gli utenti, se ci sarà consumo, se le persone andranno ad attingere all'acqua questi erogatori, se nessuno ci va, non va ancora la fontana, ma è loro. E quanti erogatori verranno predisposti? Verranno predisposti, credo, 3 erogatori. Di acqua refrigerata, acqua gasata e acqua... Sì. È una casetta sola o più? No, è una casetta sola, adesso io ho visto solo la piazzola, all'interno non l'ho vista come è progettata. Ci saranno 3 erogatori o con chiavetta o con merce, che andrai a scaricare nel tubo del tubo per scaricare il quantitativo dell'acqua che prevedi, cioè la cifra corrispondente al quantitativo dell'acqua che prevedi. Avete già localizzato l'area? Abbiamo localizzato in via San Francesco. Sembra una zona buona. Vicino per noi, abbiamo fatto per te. Grazie. Bene. Qualche intervento, sola? Ti vuoi intervenire? No, mi muovo. Naturalmente, ho la pausa, mi sembra che... Sono più veloce. No, secondo me questo punto qua è, diciamo che io nel principio potremmo essere anche favorevoli, però ci sono alcune questioni, nel senso che il comune praticamente ha speso per giusto. Da quel punto zero, però sì, anche lì non è una questione. Però diciamo che le spese sarebbero zero dopo se si va ad indicare che c'è l'agenzia dell'area e la sorveglianza con i vigili e le competenze del comune, per cui diciamo non è tutto zero. Non è tutto zero, perché la presa è corrente. Esatto. E quindi diciamo una questione fondamentale è quella dell'acquedotto, che lì prima avevo detto che comunque il fine anno va avanti. Per cui secondo me bisogna avere le tempistiche dove arriverà proprio fisicamente come acquedotto per poter prevedere se si può installare qua su questi punti qua. Allora si arriva lì, prima Pasquale aveva detto un appezzamento di terreno su cui ubicare gli impianti. Sì, ma si tratta di quanti metri tra di loro, non c'è il disegno, c'è uno schemino, ma allora, secondo noi, secondo noi potrebbe essere prevista invece di, diciamo così, no, era previsto di andare a fare un'altra cosa. E va, sì, va, sì.
No, dal punto di vista logistico, vedo che c'è questo che vogliamo. Però, vabbè, spesso stare. Quindi, ne ho visto una installazione o diverso? Una installazione, se dopo, se dopo il successo è talmente grande si potrebbe pensare all'installato. Sì, sai qual è lo scuso secondo me? Che qua si va a menzionare un concessionario dove si dice un prezzo massimo di 10 centesimi al litro. Sì. Però poi non si capisce perché ad un certo punto dov'è l'articolo 7. Cioè 001. Cosa vuol dire? Il concessionario deve dare ogni litro tenuto dall'utente 001 e consorzio. E garantisce il comune, però su questo discorso qua, è scritto sull'articolo, che il comune si impegna a, l'articolo 6, a non chiedere al concessionario un soldo per lo spostamento di una somma, titolo di tassa e imposte, sorvegliare l'area, provvedere giornalmente alla pulizia, per cui raccolto rifiuti, eccetera. L'articolo 7 poi dice. Il concessionario, quale remunerazione del servizio svolto, tratterà quanto corrisposto dall'utente per l'erogazione del servizio onoroso, acqua corrente refrigerata e cassata refrigerata, sia incassato quanto raccolto nella gettoniera, come prevista, sia vendendo le tessere magnetiche prepagate e le tessere di gesso per prelievo di acqua gratuita. E poi fa ancora riferimento al costo. Cioè, ci saranno quindi due tipologie di acqua, una dove è massimo 10 centesimi di litro. Di acqua, perché sono due tipi di lavorazione, l'acqua gasata, che magari sì, raffreddata, che è un costo più alto dell'acqua a temperatura normale. Okay. Quindi quando avrai il vecchio o la chiavetta, che sarà una somma preparata, che si penserà il concessionario a fornirle, se fornirci questa chiavetta, andremo lì e preleveremo da dove è. Sì, quindi praticamente non costo l'acqua naturale, non gasata, e l'acqua addizionata del carbonico. Esatto. E i costi sono differenti, quindi 10 centesimi al litro si riferisce ai massimi. 10 centesimi è il prezzo massimo. Massimo probabilmente, non so, sarà 6, 7, 8 centesimi, non so, la gasata refrigerata. Va bene, sì. Io farei una proposta di mettere, se il comune magari potesse mettere una somma profittare di far diciamo mettere a disposizione di qualsiasi cittadino quella che può essere magari anche l'acqua quella diciamo la prima fascia ma quella non passata perché insomma anche qua fa pagare 10 centesimi oppure fa pagare 10 centesimi no non fa perché non concessione non fa pagare 10 centesimi fa pagare all'utente paga molto meno dei 10 centesimi paga meno dell'acqua casata, adesso non ti so dire con precisione se sono 0,4, 0,04, 0,05 centesimi al litro. Sì, quello che sto dicendo io, se magari il comune si accordava su una somma ipotetica, no? X, deve fare praticamente il libero accesso di cittadini che vuole utilizzare l'acqua, questa è la proposta, oppure diminuire il costo dell'acqua, ritengo che insomma una somma. Dipende sempre dal nostro bilancio, nel prossimo anno vediamo come siamo messi. Sono due elementi, io credo che ci potremmo lasciare anche qui come impresa generica, come la pagina che è stato fatto per la produzione, di verificare i costi in realtà, tenete conto che la gara ha da tempo immemorabile la casetta dell'acqua gratuita che ha un'utenza molto frequentata, che è la fontana. Nel senso che tanto è vero che questo non è un servizio aggiuntivo ulteriore, ma in realtà, ripeto, una gara da tempo immemorabile ha portato a modo di tempo sicuramente, che è di fatto una casetta dell'acqua gratuita. Sì, dovrebbe forse anche i costi, nel caso in cui riescono a eliminare alcune sostanze, alcuni elementi tipo sarebbe una cosa da sempre. Magari non devo avere pago una cosa, però mi viene un prodotto diverso rispetto a quello dell'acqua che possono avere in giro da tutto. L'intento dell'amministrazione è quello. Quindi magari
forse non bisogna fare anche qualcosa, però bisogna un po' più dal punto di vista con più qualità. Quindi diciamo che siamo quello. Niente, prego, no, faccio due battute. Qui si parla di allacciamento all'acquedotto. Ovviamente abbiamo sentito prima il sindaco che ha parlato dell'acquedotto. Vorrei sapere, questa casetta dell'acqua va in conseguenza di un allacciamento di un acquedotto e quali tempistiche, oppure è una cosa a sé stante e viene fatta sul pozzo, allacciata sul pozzo e dopo in un secondo momento viene rifatto il lavoro per sistemarlo con l'allacciamento dell'acquedotto? Non viene rifatto il lavoro, se fai un allacciamento adesso al pozzo che alimenta tuttora la scuola media o la scuola elementare, dopodiché se quando arriverà l'acquedotto, per l'acquedotto diventerà la scuola media e la scuola elementare, andrà ad alimentare anche la casetta dell'acqua. Quindi non è una volta allacciata, per adesso andrà allacciata e sarà alimentata con l'acqua di pozzo. Un giorno, non mi sembra che ho capito, non lontano, verrà l'acquedotto e tutto quell'allacciamento lì sarà alimentato di acqua di acquedotto. Sindaco, si può sapere più o meno la tempistica del primo straccio dell'acquedotto? Te l'ho assicurato settembre-ottobre, però sei... Sì, perché memoria storica nel 2004 l'assessore Pugolo aveva fatto una nota di partito allora. Non metto in dubbio che ci sono problemi, però... Sì, questo sindaco certo. Fa un po' di pressione. Per ti assicuro che stiamo facendo pressione. Consigliere Pasqualini non ha spiegato sostanzialmente nulla, o meglio, ha spiegato come per quella volta del regolamento per le finte feste, quello che ha avuto lui. Qua è un palese tentativo di dare l'acqua al privato, perché di fatto la gestione poi qua va ad un privato. L'anno scorso c'è stato un referendum, però cioè, siamo lì, tenete conto, altrimenti è lo stesso, tanto qua, l'ho montato anch'io, nessun problema. L'anno scorso i cittadini italiani si sono espressi per rimanere, perché l'acqua rimanesse pubblica. Ed è vero che abbiamo un assessore qua a Poltronieri che mi ha fatto da certificatore per la raccolta di firme che firmavo, che raccoglievo io e altri ragazzi che sono nel pubblico adesso. Tant'è vero che anche l'assessore Poltronieri ha firmato perché l'acqua rimanesse pubblica e questa sera il voto va privatizzato con la coerenza eccezionale, fantastica. Detto questo, era doveroso, però come no. Si doveva insomma, io ti leggo quello che c'è scritto qua. Bene, qua nella premessa Pasqualini ti pregherei di seguirmi così perché ci spieghiamo a terra, non si capisce niente. Allora, il Comune ha dato mandato al Consorzio per lo sviluppo del Basso Vanere sempre il Consorzio, cioè il Consorzio viene dei rifiuti, il Consorzio viene dell'acqua, il Consorzio viene dappertutto, dove ci sono le multiutili, cioè dove c'è un bene, che non so, che è il Consorzio. Allora, a me questo 1%, questo l'uno, cioè un centesimo che mi dai, no? Perché tu gli dai un centesimo, no? No, noi, il concessionario. Sì, ok, vabbè, ti devi regalare l'acqua. Sto concessionario, al di là di quello, il concessionario dà un centesimo, correggimi se sbaglio, e consorzio lo sviluppo del Basso Vanese. Non è che magari che serva a ripianare 197.000 euro, che diceva prima del bus, forse, questa è una supposizione, però non si sa. Non è vero che ci viene a cercare di prendere la gente, no, allora non hai letto bene, vedi, non hai letto caro Fabio, perché qua ti spiego perché. Il consorzio li becca non solo da Rogaro, ma da tutti i comuni che mette su una casetta qua. Sai quanti sono? Ho fatto una gara unica. Bene, sai quanti sono? Ringazzetta. Ti sto facendo la domanda. Sì, ma è 11 che hanno aderito. Ma come si crea benissimo anche dopo? Ecco, lì è 11, esatto. Quindi non è vero che li prende solo da noi, ma li prende da tutti i comuni che sono a questo qua.
interessante vedere che in questo consorzio, che la fa sempre giusti i uomini, va bene, questi spontanei. Il consorzio ce l'abbiamo sempre, non si sa perché, cosa sarà di preciso. Qua c'è scritto, invito a seguirmi, sì, 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 oh, sì, sì, lo so, sì. Oh, buona mia. Abbiamo lavorato, ma non porto così. Ecco. Ho perso. Comunque se le cose. No, secondo, lo trovo, secondo il pazienza. Se vanno tanto bene le cose, possiamo anche dopo 5 anni. Ma eccolo qua, scusa, avevo girato un paio di cose. Il Comune ha dato mandato al Consorzio per lo sviluppo del Basso Bolognese per lo svolgimento di una procedura di gara di evidenza pubblica per l'affidamento a soggetto privato dei servizi di installazione, manutenzione e gestione dei rilevatori di acqua potabile, microfiltrata, refrigerata, liscia e rassata in un punto individuato del territorio comunale. Cioè noi questi qua abbiamo tutto, e ci vendono la nostra acqua. Guardate che è fantastica questa roba qua. Noi abbiamo l'acqua che è già nostra perché loro ce la raffrescano. Fantastica questa roba qua. Ce la raffrescano ma ce la depurano. L'anno scorso io sono andato dal sindaco perché ero andato a Zevio, sai che a Zevio c'è stata una delle prime case dell'acqua qui nella provincia di Milano, anzi forse la prima, e a novembre dell'anno scorso ero andato dal sindaco, se si ricorda il sindaco, che gli ho proposto di fare la cosiddetta dell'acqua, ma a totale controllo pubblico, cioè come lo fanno a Zevio, che cosa fanno a Zevio? Una cosa molto semplice, il Comune acquista per conto proprio la casetta dell'acqua, fa un appalto per la sola manutenzione dell'impianto e i proventi dalla vendita dell'acqua pubblica, il Comune è un ente pubblico, la vende ai suoi cittadini, sono pubblici, cioè di fatto non la vende, paga, come dici te, la depurazione, la refrigerazione, la vendono a 2 centesimi al litro, non questi qua che vendono fino a 10, a 2 centesimi al litro, un attimo solo. 2 centesimi al litro di quella naturale rifrigerata come dici te, 5 centesimi al litro di quella gassata perché deve pagare il CO2 e ha anche un utile, sai, e l'avevo fatto vedere anche se sì, quello che percepisce lo redistribuisce ai cittadini perché l'acqua non è del privato, qua voi date l'acqua a un privato, di fatto questa gara qua. Allora, voi l'acqua, voi la casetta dell'acqua la dovete comprare. Quanto costa? Ci parte da 20.000 euro in su. 40.000 quella. Parte da 20.000 euro in su. Quella di Zevio sono 40. Quella di Zevio costa 60.000, vedi che non lo sai. Ti sto dicendo che parte da 20.000 euro. I cittadini di Zevio. Un altro solo. L'acqua costa. Sì, non so, se vuoi parlarti in parte. Prima te mi dici a me che te la roba mia. La prima era quella più, l'hanno fatta diciamo extra lusso, se così si può dire, con tutta una serie di servizi aggiuntivi che non servono, diciamo, nello specifico per attingere l'acqua, che qui ha fatto il sistema che tu in bicicletta può fermarsi e avere da 20 cc, cioè un bicchiere, sono tutte diciamo cose in più che naturalmente se attenti costano, perché naturalmente hanno più le costa. Quello che è singolare vedere qua, perché voi date, cioè il Comune dà tutto, la piattaforma. La piattaforma siamo obbligati perché è nostra, rimane nostra. Ma voglio dire, ma rimane già, ho capito che tua. O che facciamo, ma anche la casetta dell'acqua volendo dopo 5 anni possiamo prenderla. Ma tu dai l'acqua a un privato, hai capito? Ma no, prendiamo l'acqua a un privato. Dobbiamo fare una scelta, o fare la casetta dell'acqua in questa maniera. Lo scorso del Basso Bolognese, abbiamo fatto due proposte. Consorzio per lo sviluppo del Basso Bolognese aveva fatto due proposte, la via pubblica e la via privata. I comuni hanno scelto che privata, a loro del vero lugar non c'era questa decisione. E abbiamo anche verbalizzato un intervento correttivo, visto che deve sempre. Allora io ci vado perché mi sembra andato. Va a verificare, certo. Guarda, lo so che non ce l'ha fatto. Abbiamo anche fatto un intervento correttivo. Guarda, te l'ho detto. No, voi non c'è. Allora, vi sto dicendo che quando il consorzio del Basso Bolognese vi ha proposto le due strade, la strada pubblica e la strada privata, il Comune di Logar non c'era per via di fase di commissariamento, no?
bene. Il fatto che adesso è vero, non mi sento ancora a non mi ma mi sembra una grossa mia, non è il discorso più brutto, non è che la senti mia. Vabbè, il comune si impegna, l'articolo 6, se tu lo leggi, c'è scritto che il comune si impegna. Guarda che qua io mi infermo come una bestia sul discorso dell'acqua, perché io e i ragazzi del Movimento 5 Stelle hanno raccolto le firme per il referendum. Cioè qua voi date l'acqua a un privato, sindaco, ti stai calpestando la volontà popolare dei cittadini, che io ho buttato l'anno scorso. Perché l'acqua è gratis, se non gara c'è. Vabbè. Che abbiamo affrontato. Chi non è depurato? Ci sta dire. Vieni, ho monitorata costantemente. Sì, va bene. Allora, articolo 6. Articolo 6. Mi ha certificato. La qualità dell'acqua della fondazione. Articolo 6 recita, a concedere il comune si impegna. Posso finire il tema poi potete. No, prima mettere la bomba. Ma prima mettere articolo 6, il comune si impegna a concedere l'area ove realizzare la struttura, dotandola di collegamento alla rete idrica, cioè che è in faglia perché qua è elettrica, fognale. Ma sì, vabbè, capito, ma la devi comprare a te, lasciami andare avanti, fognato per l'adeguamento di installazione e in funzione delle indicazioni, a concedere lo spazio necessario per il posizionamento macchinario, a concedere gratuitamente lo sfruttamento ai fini pubblicitari degli spazi della struttura. Se la pubblicità la fate voi, la casa la pagate come fanno aziende, guardate che i prendo un sacco di soldi dalla pubblicità su queste case, ti mando il dettaglio, o a me dove ti mando il dettaglio. Sono andato a Zeno, poi sono andato dal sindaco, e sai dove sono andato poi? Sono andato anche alla Coca-Cola a vedere se mi dava dei soldi, no, non a mio, a vedere se ci dava una mano a mettere in piedi questa casetta. Purtroppo mi ha scelto per fare riso con la Coca-Cola e lui mi risponde mi si erano impegnati, a rispondermi, non mi hanno risposto. È lo stesso, nessun problema. Io sono andato a chiedere, visto che l'azienda è qui, la vita sta qui. E quindi lei fa un uso molto, insomma, l'attinge molto a quindi un contributo per dare una mano a farla, insomma, non mi hanno risposto, nello stesso forse si chiedeva il sindaco magari che rispondeva. Magari. Posso finire, poi gli fai quello che vuoi. Finisco, finisco, ma finisco. A provvedere giornalmente alla pulizia dell'area, cioè chiedete anche alla Coca-Cola, e a sorvegliare mediante il corpo di vigili, visto che adesso viene un chi, a un cara gli piantono la casa d'acqua, senti patrone, non so, facciamo così, nessun problema. Il concessionario, l'articolo 7, tratterrà quanto corrisposto dagli utenti, vedi, il concessionario è privato, Pasolini, sì. Ecco, è una ditta. Certo, ma se tu ascolti quello che sto dicendo, c'è scritto che il concessionario tratterrà quanto corrisposto dagli utenti, cioè Pasolini, quando ti dà 5 centesimi al litro, niente del privato, niente del comune. Capisci che questo è il succo del discorso, non è altro. Guardate che il Movimento 5 Stelle non è contro le case d'acqua, le contro le case d'acqua fatte così, che dai la gestione dell'acqua a un privato, non si può. Voi state per questa volontà popolare dell'anno scorso, la gente ha tanto finito. L'erogazione, vedi, tratterà quanto corrisposto agli utenti per l'erogazione del servizio oneroso. Il concessionario sarà obbligato a non superare il prezzo massimo di 10 centesimi al litro, che non è tanto, però, e sarà libero di applicare i prezzi ritenuti opportuni in senso dell'articolo 1 del decreto delle liberalizzazioni. Praticamente fa quello che è il volume, per le chiavette di testa elettroniche ricaricabile il prezzo sarà stabilito dal concessionario, quindi sembra dal privato. Il comune qua mi mette mia bocca. E quel comune che dà tutto ma non c'ha mai niente. Bene. Non spende niente. Non è vero che non spende niente. Ma è proprio al comune. È proprio al comune. Diciamo, no. Avere questo servizio in più per i cittadini. Ma non è un servizio, ci vendono la nostra acqua, la nostra roba. È sempre il solito discorso. Ci vendono la nostra acqua, Pasolini! Ci vendono la nostra acqua! Il costo non è dell'acqua,
è della lavorazione dei filtri, della CO2, allora, della refrigerazione. Ci vendono la nostra acqua, tu non puoi dare l'acqua a un privato, ok? Lui fa lucro, il privato è giusto che faccia lucro, non è logico. Non fa lucro. Oltretutto, la ciliegina sulla torta dell'incentivismo al consorzio, cioè proprio da lì, è al manico, è chiaro questa storia. L'articolo 10 dice, l'erogatore è un bene strumentale di proprietà del concessionario, cioè tu non tieni niente. Le parti riconoscono, le parti consorzio e comune, per essere chiari, riconoscono che il concessionario ha facoltà di rimuovere l'erogatore qualora ritenga non economica la gestione del medesimo. Sai cosa vuol dire? Se c'è un schei e non te verrà, se c'è fa niente, e non è che lo chiude. E allora cosa vuol dire? Vuol dire che il privato deve fare lucro per forza, non è male fare lucro, ma non puoi fare lucro con bene pubblico come l'acqua. Dite se un lucro, diciamo, una Coca-Cola, costa di tempo, che è una bevanda. No, la Coca-Cola fa lucro perché vende una bevanda. È giusto che sia così, la funziona così. Nel mercato la funziona così. Il fatto è che tu qua dai l'acqua, di chi è l'acqua? Di chi è l'acqua? Interessante. L'acqua è bene pubblico. Sono d'accordo. Chi è proprietario del lucro? Di chi è l'acqua? Ora, lasciate questa risposta qua, ma fammi che non guardi del video. No, ma lui non aveva seguito. Di chi è l'acqua? Non si è fatto che l'acqua è pubblica. È pubblica, però tu la dai a un privato questa roba qua. Ma come no? È privato. È l'unica maniera. Dopo 5 anni, se questa cosa non lo vede, puoi fare. Guarda che dopo 5 anni lo puoi fare col fotovoltaico che non fai nulla di pubblico, ma gli dai un bene pubblico a un soggetto privato. Dopo 5 anni, se ha della pubblicazione.
punteggio più alto per 20 punti viene dato alla tecnologia di pagamento e di interfaccia con utenza, e sotto ne danno 10 a tecnologia filtrante, cioè è più importante come te fai a pagare l'acqua che non fai il fatto di come deve infiltrare. È fortissimo quello qua. Voi dovete essere qua se morì a provarlo, ma è importante, importantissimo. Detto questo, questo niente da via, detto questo, dico ancora che qua c'è la volontà chiara di privatizzare l'acqua. Allora tu puoi essere non d'accordo con me, cosa dico? Ma qua, sì, ma se neanche niente, sì, io devo dire sì, ma è solo un però se te l'avessi detto qua, che scritto questo, dici, questo è quanto. Io voto contrario non per la casa in sé, perché voi date la gestione dell'acqua pubblica a un soggetto privato, e questo non si fa. Terremo conto perché 5 anni scade la convenzione. Ma cosa c'era? Prendiamo atto, ribadisco che hanno carcere, l'acqua pubblica non ha vita, e questo è un ampliamento del servizio. Favorevoli. 7, 8 favorevoli. Astenuti. Contrari. Bene. Uno. Certo. Ma senti. A Flavio Corasini. Va bene. Com'è la che non vota mia? La coerenza prima di tutto, non vota mia, non avvio. Dai. Avanti così.